Ho deciso di fare questo video perché ho voluto il momento di fare chiarezza, senza filtri e senza inesattezze di quello che è successo a Quarto. Noi a Quarto abbiamo combattuto contro la camorra ed è un passo importante che tutti i comuni amministrati del Movimento 5 Stelle dovranno fare non ultimo anche nel Comune di Roma, perché i tentativi di infiltrazione ci potranno sempre essere. Andiamo con ordine. Affronto le varie questioni, la questione stadio. È stato detto tanto sulla questione stadio, ma la questione stadio si chiude e si apre in un mese, un lasso temporale che dura il mese di luglio. Il programma del Movimento 5 Stelle è stato chiarissimo. Lo stadio deve essere dei cittadini, lo stadio deve essere affidato al comune. La gestione comunale deve essere tale e non può essere privata, perché la gestione, tra l'altro, privata precedente era anche fatta in modo deprecabile. Un ex consigliere, prima espulso, e poi dimesso nel Movimento 5 Stelle, faceva pressioni per ottenere una gestione privata, perché diceva che il comune economicamente non era in grado di gestire lo stadio. Io ho dimostrato, il Movimento 5 Stelle, l'amministrazione di Quarto ha dimostrato che lo stadio può essere gestito economicamente dal comune ed è anche una soluzione vincente per il comune. La questione Derobbio, dopo le continue pressioni politiche, nate prima con la questione di stadio e poi con la scelta degli assessori, nelle divergenze politiche sono sempre aumentate di più, sono sempre più acuite e mi hanno portato poi, insieme ai miei consiglieri, a non farlo scegliere come presidente del consiglio. Fondamentale, non è diventato presidente del consiglio e lo stadio è rimasto del comune. Ho letto inoltre sui giornali alcune questioni, che io mi sono rimangiato tutto, che ho prima parlato di minacce, poi di intimidazioni, confermo. Non mi sono rimangiata niente, le pressioni del consigliere sono state di natura prettamente politica ed è per questo che non potevo certo denunciarlo, non posso denunciare per una pressione politica perché rischierei comunque la denuncia per calunnia da parte sua. Le intimidazioni ci sono state e si riferiscono a un solo episodio. L'episodio si è svolto una sera che è stata una delle nostre riunioni più forti che abbiamo avuto come movimento e si riferiva proprio alle divergenze su come scegliere gli assessori. Gli assessori, secondo il consigliere, dovevano essere scelti in condivisione, li dovevo condividere con lui fondamentalmente. In realtà io sono stata decisa e intransigente fino al punto che lui si è alzato dalla sedia come quasi a intimidirmi ed è stato fermato da un altro consigliere. In quel momento io ho anche detto sì, lo facevi alzare, lo facevi avvicinare, mi dava due schiaffi e io avevo un motivo valido, insomma, per denunciarlo. Veniamo poi alla questione foto, che è un'altra questione. Il Drobio non ha mai fatto un collegamento tra la foto ed eventuali richieste, si è sempre mostrato preoccupato nei miei confronti della strumentalizzazione della foto stessa. Però a me questa questione, il perdurare della situazione, mi dava fastidio, ho avvertito sempre più forte il fastidio in questa cosa, soprattutto nella sua preoccupazione che era inutile e non era la preoccupazione era solo sua. Se solo avesse provato a ricattarmi in modo esplicito, io avrei comunque denunciato, perché la mia reazione non si sarebbe fatta aspettare. Alla domanda poi per quali motivi, e qui la questione è chiarissima, si sono dimessi gli assessori e consiglieri. Diciamo, il primo assessore è stato antecedente, quindi non ha nessun motivo per essere neanche collegato mentalmente alla questione. L'altro assessore aveva già delle divergenze politiche con me e queste divergenze politiche sono sfociate purtroppo proprio in quel periodo, ma assolutamente non sono collegate ai fatti che abbiamo affrontato in questi giorni. Cosa dire poi di tutta la strumentalizzazione che stiamo facendo in questo momento? Siamo ridicoli. Io ho sentito addirittura dire che i voti di Valeria Ciambino sarebbero in odore di camorra, perché ha preso 5.000 voti a Quarto. Siamo altro ridicolo, è tutta una strumentalizzazione mediatica. Per quanto riguarda invece, e questo mi dispiace molto, le dichiarazioni di Saviano, per la stima che ho dello scrittore che in materia di Cavour è un esperto, purtroppo la sua dichiarazione è frutto della lettura dei fatti descritti dai media e mi sarebbe piaciuto, insomma, avere da parte sua una telefonata, una chiamata per poter chiarire. Mi fa piacere invece che il Posimato, che conosceva da vicino la realtà di Quarto, si sia avvicinato e ci abbia sostenuto in questi giorni. Per quanto riguarda invece la questione di missioni, e qua devo essere chiarissima, non c'è nessuna intenzione di dimettermi. Ho il sostegno di tutto il movimento, di tutti i cittadini di Quarto e le dimissioni non le ho prese in considerazione perché non ci sono i motivi, basta vedere, non c'è nessun motivo per cui mi debba dimettere. Quindi alla luce di quello che ho detto, come potete vedere, i fatti sono sempre stati chiari, sono stati lineari e abbiamo visto lungo. Sul tentativo di infiltrazione. Abbiamo visto lungo e abbiamo chiuso la porta, perché il Movimento 5 Stelle fa così,
chiude la porta ai tentativi di infiltrazione. Ed è importante capire questa cosa, perché i tentativi di infiltrazione ci saranno sempre e saranno sempre continui, soprattutto in questi territori particolari di confini. Ma il Movimento 5 Stelle ha avuto una reazione chiara e decisa. Il Movimento 5 Stelle ha avuto questa reazione e soprattutto non dobbiamo dimenticarci che la lotta alla camorra non ha un colore politico, è una lotta di tutti e i voti della camorra ci fanno schifo.